È caduto il numero legale, questa la motivazione dell'ennesimo nulla di fatto sul bilancio. Ieri pomeriggio il Consiglio avrebbe dovuto discuterlo, ma non ha fatto nemmeno in tempo ad approvare il piano triennale delle opere pubbliche, perché nonostante la presenza di 26 consiglieri ad inizio seduta, al momento della votazione i superstiti erano solo 15. Dal commissario regionale Antonio Garofalo arriva dunque l'ultimatum: se non riceverà il bilancio entro lunedì prossimo si sostituirà il Consiglio, cosa che comporterebbe lo scioglimento del Consiglio Comunale e il conseguente commissariamento. A nulla è valsa la presenza della Giunta al gran completo, a nulla sono valse le rassicurazioni dell'assessore al bilancio Enzo Cuzzola, presente già in mattinata ai lavori della Commissione, ma soprattutto a nulla sono valse le presenze dei lavoratori del servizio mensa tra gli spalti che, accompagnati dal dirigente della Filcams CGL, Francesco Lucchesi, cercavano di mettere fretta al Consiglio sperando nell'approvazione del bilancio e nella fine del loro calvario. Si riparte praticamente da zero. Oggi pomeriggio convocata una nuova commissione straordinaria, il sospetto è però che si possa andare per le lunghe.